Benvenuti amici qui su Crash Nitro Card, anzi Nitro Fuel. Ok, andiamo nella prossima gara, ma prima di fare ciò andiamo a personalizzare il personaggio. Oggi avevo intenzione di fare Pura, che io la adoro come animale domestico. E poi ruote, queste, perché sono quelle leggendarie, tipo super belle, con un sacco di cose. E poi ok, nient'altro. Allora, vorrei giocare con Coco. Ok, siamo pronti. Let's go. Dopo questa gara, ovviamente, ce n'è un'altra, in teoria. E poi Arena Tiny. Ok, perfetto. E poi si passa al boss. Mamma mia, non vedo l'ora di affrontare il boss, che è veramente devastante. Tra l'altro già abbiamo visto l'arena in cui la dovremo affrontare, e devo dire che è molto difficile. Ma detto ciò, iscrivetevi al canale, perché l'arena Tiny è veramente difficile, secondo me. Scorciatoie, non mi ricordo che ce ne stiano. E Tiny qui dovrebbe essere avvantaggiato. È una sfida fra felini, eh. Let's go. Mamma mia. Ok, perfetto. Ok, sì, mi ricordavo che questa gara fosse letteralmente basata sulle curve. Quindi bisogna saltare di continuazione e curvare. Ok. Rischierete di perdere tutte le casse probabilmente. Ma ehi, questo è altro per vincere la gara. La cassa nitro, Binox volevo dire, dov'è? Oddio, non mi ricordo. Eccola. Ti prego, andate. Ok, adesso devo recuperare la gara un'altra volta. Mi ricordavo che stava in effetti qua, tra le altre cose. E tipo, dovrebbe essere abbastanza facile recuperare. E non mi piace questa grafica del turbo, quindi let's go. Perfetto, ciao Tiny. Ma come mai sei così indietro? Cioè, è la tua pista, dovresti saperle come si svolge tutto quanto. Ok, facciamo così. Ma perché mi cambia un sacco di volte il coso? Non lo so neanche io. No. Mamma mia. Raga, come ho fatto a togliermi il segnale? Me lo spiegate? Per favore. Mamma mia. Raga, non so come sto riuscendo a fare tutto. Cioè, praticamente c'ho il boost infinito. Ma guardate! Ma guardatemi! Ok. No, peccato. Ok. Ok. Quella era mia. E Crash puzzola, mi stai a rompere le scatole. Letteralmente. Ma quello cos'era? Per la precisione. Ok, mamma mia. Raga, non so come sto riuscendo a fare tutto. Mannaggia a me, ho fatto la curva troppo larga. Ok, Crash puzzola. La gara è giunta. Quasi. Siamo ancora al secondo giro in realtà. Incredibile ma vero. Attenzione. Attenzione. No, vabbè, mi ha preso stavolta. No, sono diventato terzo. Non posso farmi prendere da questa cassa night TNT. No, nitro. Mannaggia. Pura. Questo ti costerà la gara probabilmente. Ok, facciamo così. Dobbiamo recuperare assolutamente. Ok, ok. Vedo Crash.
vedere Crash già è molto importante. Mamma mia, ma l'ho preso in aria. Sono troppo pro. Ok, facciamo così. Ciao Crash, ti ho recuperato. Se vinco questa gara al primo colpo, sono straforte. Devo vincere. Ok. Ok, dai, su. No, no. Perfetto. Ok. Sto praticamente sull'orlo. Vai, 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 vai. 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 Ce l'ho fatta. Incredibile, raga. Incredibile. Mamma mia. Abbiamo battuto Crash, che è una cosa wow, nonostante che abbiamo perso tempo a prendere la cassa Binox. Raga, devo dire che pura io la adoro. È velocità probabilmente, quindi Tigre Bianca ci sta. Bonus weekend, mi ero dimenticato del bonus weekend. Eppure con pura abbiamo vinto. Tra l'altro, quanto è bello la sua esultanza. Io adoro i felini. Siete team felino o canino? Fatemelo sapere. Ed ecco il boss. Bene, ora vedrai perché sono il pilota più temuto del circuito. Otterrò il diritto di sfidare Oxide dopo averti ridotto in piccoli pezzetti. Fatti sotto. Ciccio, drago di Komodo, stai attento. Team Cortex lo voglio assolutamente. Ok, siamo pronti per la sfida? Let's go. Non ci dobbiamo neanche preoccupare più di tanto di prendere la cassa Binox, perché già l'abbiamo presa. Ci dobbiamo preoccupare soltanto di prendere le scorciatoie, di fare le curve estremamente strette e potenti. Ok, miniere drago, potete riconoscere la boss fight perché c'è il logo del boss che dovrete affrontare. Qual è la mappa? Qui bisogna preoccuparci nel prendere le scorciatoie principalmente o no? Non lo so. Let's go. Ok, siamo partiti stra bene. Non state dietro a lui, per l'appunto. Lancerà a quanto pare TNT. Non mi ricordavo che lui lanciasse le TNT, però a quanto pare è così. E anche le casse nitro. Ok. Non so come mai ho fatto quella cosa tipo super sbagliato. Non l'ho fa... Non l'ho preso? Veramente? Ok. Ok, facciamo così. Ti prego. Ok, le casse qui vi possono essere molto utili, tra le altre cose. Ti prego, non mi beccare. E vabbè, ma è impossibile, è impossibile. Devo essere super fortunato. Ti prego, tipo, fatti prendere dal coso. E vabbè. Sì, vabbè. A me mi ha preso un botto di volte. Qui c'è appunto la scorciatoia, ma secondo me è super difficile prenderla, tra le altre cose, perché questa pista è molto, ma molto difficile. Fidatevi di me. Allora, riesco per favore a fare qualcosa di utile nella mia vita. Allora, proviamo a fare così e poi così. Ok, l'abbiamo recuperato all'ultimo giro, il che è molto buono, fidatevi. E tipo, loro c'hanno la cosa scriptata. Non ci sono riuscito a prendere il coso. Mannaggia la miseria. Ok. Ok, allora, non riesco a fare le curve qua perché è molto difficile. Devo fare così per poi fare così. Dai, ti prego.
abbiamo vinto. Perfetto, ce l'abbiamo fatta anche a vincere questa battaglia. Wow, perfetto. Ah, vediamo cosa ci dice adesso lui. Non pensavo fossi così veloce. Mi hai davvero sorpreso. Grazie. Ok. Ecco qui la chiave che ti spetta. Ma non pensare di poter battere facilmente Oxai. Perderemo il nostro pianeta e sarà soltanto colpa tua. Ok, grazie, è molto incoraggiante, devo dire. Tra l'altro, sarebbe stato bello se tipo avessimo affrontato ogni sfida boss con Crash, ma ahimè ho voluto cambiare questa cosa perché sarebbe stato più divertente che Crash. Comunque sia, abbiamo vinto e adesso sbloccheremo il penultimo mondo, in teoria dovrebbe essere, e andremo subito a prendere l'uovo perché è anche abbastanza facile. Ok, perfetto, grazie. Let's go. Allora, Neocortex, se non sbaglio. Ah, ecco, l'uovo sta qui. Ok, è un po' difficile prenderlo. Cioè, è abbastanza facile, ma anche abbastanza difficile. Ed ecco come dovete fare. Mannaggia a me. Allora, devo dire che in realtà è abbastanza semplice. Ora ti prego. Ok. Vabbè, ma un piccolo saltino lo potevo anche fare. Non so se effettivamente devo saltare o meno. È preso, perfetto. No, non bisogna saltare. In teoria dovrebbe stare qui. No, è sotto. Il castello di Bowser è veramente... Ah, ecco chi è il boss. Per aprire la porta... Arriva sì. Al primo posto in tutte le quattro gare di lo sappiamo. Grazie. Sappiamo chi è il boss. Ce lo siamo spoilerati. Ma d'altronde ce lo diceva anche lui stesso. Ok. Pensavo che fosse Neocortex, sinceramente, il boss di quest'area. Ed ecco la prima. No, forse è la seconda, non lo so. Laboratorio Engine. No, è la seconda questa. La prima dovrebbe essere che bisogna andare qui. Ed eccolo, Rocca Cortex. Oh no, non mi ricordo. Oh, peccato che non mi ricordo le cose. Ma detto ciò, noi con una sgasata così. Anzi, no. Con una sgasata noi vi diciamo arrivederci e ci vediamo nel prossimo episodio, dove molto probabilmente affronteremo le prime due gare. Pronti? Let's go. Anzi, pronti? Let's go.